Sims Family, io sono Karma e questo è un nuovo episodio di Get Famous 9 Stelle. Allora ragazzi, vedete il viso spensierato di April, così rilassato e felice? Se vi ricordate, nella puntata scorsa la nostra povera April aveva appena ottenuto il suo primo punticino di fama e quindi era così diventata, tra mille virgolette, una celebrità. Poi il gioco dice che a causa di mancate interazioni che appunto ti danno fama e notorietà è stata regredita e quindi le hanno tolto la possibilità di essere un VIP. Io quindi cosa ho fatto per non dovermela subire davvero 24 ore su 24 col muso, lei che frigna, perché davvero nello scorso episodio era una morta vivente di The Walking Dead, talmente stava male. Cosa ho fatto? Ho fatto passare la notte durante il quale le ho fatto fare tutte quelle azioni che appunto ti danno fama e notorietà. Quindi, per fortuna, siamo riusciti a farle riottenere il punticino, primo punticino di fama. Celebrità una stella, grazie al cielo April di nuovo una celebrità, è ora di iniziare a farla risalire dal basso, quindi praticamente ci hanno dato la possibilità di assegnare nuovamente un punto dalla fama. Però adesso, pensandoci bene, dato che lei ha il forte desiderio di stringere un legame con i VIP, quindi stringere con loro amicizia, ho pensato bene di sceglierle a creare una rete di contatti. Quindi il talento di April nel crearsi una rete di contatti implica inoltre che qualsiasi socializzazione con conoscenti celebri le frutterà fama, mentre la socializzazione con celebrità invece di livello ancora più superiore gliene frutterà di più. Quindi con questo punticino, ragazzi, lei avrà più chance di socializzare e di approcciarsi con i VIP. Tanto prima o poi li proveremo tutti e adesso ne proveremo anche un altro e capirete subito perché, e sicuramente ci faranno anche sbloccare una stravaganza, però da quello che ho capito non possiamo sceglierla noi, ma a seconda o della reputazione del sim o comunque dal carattere del sim viene generata dal gioco e ci viene appunto assegnata dal gioco. Quindi sono curiosa di vedere che stravaganza assegneranno ad April. Lascio pausa perché fra pochissime ore dobbiamo seguirla a lavoro, ragazzi, per forse l'ultimo spot pubblicitario prima di passare alle scene dei film o delle serie TV, perché mi sono informata a riguardo, ragazzi. Poi cosa è successo? Ho acquistato il drone ad Alissa. Cioè, cosa? Guardate che carina, sta guardando un film e si è un po' spaventata. Che film stai guardando? Innamorarsi? Ma vabbè, ma tu non sei sdolcinata, Alissa. Comunque ragazzi, le ho fatto acquistare il drone, è quello qui, bianco e rosso, troppo carino. Non l'avevamo ancora provato insieme, però come unica interazione, perché le altre le vorrei provare con voi, le ho fatto iniziare uno streaming. E ragazzi, grazie a questo, vi faccio vedere. Ragazzi, guardate qui, vi faccio anche vedere la notifica. Ah, poi è venuto il tecnico perché si era rotto di tutto. Guardate, Alissa ha iniziato il cammino verso la notorietà, debuttante illustre, ha guadagnato il suo primissimo punto di fama che può conservare. Ma ragazzi, io non lo leggo mai il punto in questa frase, vabbè, assurdo. Quindi adesso anche con lei dobbiamo scegliere un punticino e ovviamente, dato che lei è un influencer, fa video, quale tratto migliore se non collaborazione societaria? L'avevamo già letto nell'episodio scorso, comunque come se le facesse delle collaborazioni con le aziende come fanno proprio le youtuber in realtà, quindi assolutamente questo è l'ideale. Lei sta benissimo, possiamo anche farle utilizzare nuovamente il drone e inizia la registrazione di, ecco questo volevo provarlo, di April. Sto guardando sempre il film, basta guardare la TV. Comunque vi faccio notare che April, ragazzi, ha raggiunto tutti e due gli obiettivi che doveva fare per il lavoro, per questa giornata di questa giornata lavorativa, che vi ricordo è l'ingaggio per del vuoto ballo. Lei deve interpretare la scena di una dimostrazione di un prodotto vestita da vuoto mostro, travestita da Vulpes, se non erro, vedete qui? Se appare la, ecco, vedete? Cercasi caratterista vivace originale per il ruolo di Vulpes. E sicuramente è l'ultimo spot pubblicitario prima appunto di passare alle serie TV, perché mi sono informata, ragazzi.
Quindi ha fatto praticamente tre spot lei. Il primo l'avevamo fatto insieme, quello da pirata. Invece il secondo, quello con la chitarra, non lo avete visto, ma l'ho fatto da sola, avevo lasciato la foto. Diritti d'autore, wow. E il terzo è questo qui. Poi ovviamente penso che i ruoli cambino a seconda dell'agenzia. Consigliano praticamente di provare quasi tutte le agenzie, ragazzi. Io adesso non ricordo come cambiare. Ah, invito da te i coprotagonisti. Non mi ricordo come cambiare agenzia, però per il momento tengo questa e poi magari più là la cambiamo. Magari voi che avete giocato di più con questa espansione, datemi qualche consiglio, perché io veramente non ho partite private, faccio tutto insieme a voi. E niente, ragazzi, ci vediamo appunto quando è arrivata l'ora di andare sul set. Ed eccoci qui ragazzi, allora April si è già fatta pettinare, le hanno messo le hanno fatto questa acconciatura così scura, quasi del suo colore naturale, molto molto carina. Adesso si sta facendo mettere il costume da vuoto mostro, quindi diciamo che l'acconciatura è un po' irrilevante. Allora, nel mentre che lei fa tutte queste cose di prassi, vi vorrei spiegare un paio, eccola qui, di cosettine che io ho appreso sta andando a mangiare, non devi mangiare, cara April, dall'articolo di Luke Production, vieni qua ed esercitati nella recitazione. Allora, avete presente che prima di un'interpretazione ci danno la possibilità di scegliere di effettuare un'interpretazione sicura o un'interpretazione rischiosa. Io non sapevo bene fino ad adesso cosa queste due possibilità comportassero, quindi quella sicura, quella rischiosa, e per non rischiare, appunto, ho sempre scelto quella sicura. Praticamente il nostro Luke ci spiega che l'interpretazione no, rischiosa, sebbene effettuata dopo aver svolto tutte le cose, gli obiettivi, ci porta a livello oro il più delle volte. Però come fare per far sì che un'interpretazione rischiosa vada a buon fine? Allora, il sim deve innanzitutto, cosa importantissima, ok, intanto controllo, completare tutti gli obiettivi lavorativi che ci assegnano per l'ingaggio. Nel nostro caso sviluppa l'abilità di forma fisica e sviluppa l'abilità di carisma. Noi quindi li abbiamo completati e poi ovviamente è molto importante anche completare questi obiettivi qui del lavoro. Nel nostro caso sempre ricevi appunti dal regista, pubblica la storia su Instagram e adesso esercitati a non mangiare nella recitazione, troppo tardi. Vabbè, veniamo qui e riceviamo appunti dal regista. Allora, vediamo un attimo, ecco qui. Quindi, se il nostro sim completa tutti gli obiettivi che ci assegnano per il giorno, per l'ingaggio, per il giorno lavorativo e anche questi obiettivi, noi possiamo buttarci con l'interpretazione rischiosa. Quindi è proprio quello che oggi faremo, dato che abbiamo fatto tutto, non è purtroppo fiduciosa. Proviamo a darci la carica, ci buttiamo con l'interpretazione rischiosa e vediamo se la nostra April riuscirà ad ottenere il livello oro, anche perché è il suo ultimo step della sua pietra miliare, guadagna l'oro recitando in uno spot pubblicitario. Quindi adesso andiamo qui, dovrebbe anche pubblicare una storia su Instagram. Vabbè, dai, tanto non mi diventi fiduciosa. Dì al regista che sei disponibile, dai, perfetto. Splendida immagine. Abbiamo in tutto 60 follower, ragazzi, e Alissa ne ha molti, molti, molti di più. Però vabbè, li otterremo anche con April. Dai, dì alla tua amica regista che sei disponibile. Carina questa. Produttrice Riya Gupta. Oh, c'è anche la nostra mammina, ragazzi, è venuta a vederci. Ragazzi, ci siamo. Dobbiamo completare l'interpretazione, quello lo so. Interpretare una scena di ballo e interpretare la scena della dimostrazione di un prodotto. Allora, teletrasportati qui, cara April. Benissimo, così risparmiamo tempo. E adesso, ragazzi, numero di ballo rischioso, perché comunque lei, appunto, ha sviluppato l'abilità di forma fisica, quindi dovrebbe riuscire bene nell'interpretazione rischiosa. Ragazzi, scusate il giro di parole, però non so spiegarmi, come sapete bene. Guardate che carina. Allora, se si strozza, se cade, se ride, siamo andate male. Quindi vediamo un po'. Proprio per bambini, guardate qui. Non cadere, April, non cadere, ti prego.
bravissima. Ragazzi, argento, già da qui siamo, vedete, andati direttamente a livello argento. Adesso, sempre canta rischioso, lei oltretutto ha anche l'abilità livello 4, se non sbaglio, di canto, quasi livello 5, quindi dovrebbe, se non si strozza nel mentre, andare bene. Vediamo un po'. Ho paura, ragazzi. Penso che se vada bene questo obiettivo, andiamo direttamente a livello oro. Adesso vediamo, incrociamo le dita, ragazzi. Vediamo un po'. E poi ovviamente dopo andremo a festeggiare all'evento Premiazioni delle Stelle, sperando che ci facciano entrare. Non siamo andati già a livello oro, però ci manca l'interpretazione della scena della dimostrazione di un prodotto. Quindi, rischioso. Con questa, ragazzi, se andrà bene, riusciamo ad arrivare a livello oro. Vediamo un po'. Comprate, signore e signori, CD per i vostri bambini. Speriamo. Penso se la stia cavando abbastanza bene comunque. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Livello oro. Livello oro. E non abbiamo ancora finito. Cioè, nel senso, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi lei aveva fame e festeggiamo con una bella, chiama a tavola, va bene, con una bella feta di pizza. Chiamiamo anche, non possiamo portarla qui. Impossibile portare altri simili al lotto di carriera, ma che cavolo dite? L'altra volta l'abbiamo portata. Vabbè, non siamo riusciti a mangiare, ma ragazzi, abbiamo ottenuto il livello oro, quindi la nostra April ha completato la sua prima pietra miliare dell'aspirazione e adesso dovrebbe conseguire il livello 7 di recitazione, ricevere un premio, ciaone, guadagnare l'oro recitando invece adesso in un programma televisivo. Allora, adesso ragazzi, leggiamo un po', abbiamo finito, denaro guadagnato 465 simoleo e fama guadagnata 2 stelle. Adesso torniamo a casa perché dobbiamo, prima di andare in tutti i lotti a festeggiare, dobbiamo musichetta. Ragazzi, della promozione, quella che ho sentito, dobbiamo appunto prenotare un'altra audizione, che se non sbaglio non è più quella degli spot pubblicitari. Qui c'è il nostro Daron, oh mio Dio! Con che faccia ti ho bloccato, caro Daron? Cioè, davvero ragazzi, l'esperienza del GF Sims lo ha toccato, ma davvero? Allora, dagli un abbraccio, avete ancora l'amicizia troppo bassa? Vabbè, esaltalo perché mi sembra un pochino, no? Un pochino così oggi. Allora, ragazzi, vi faccio vedere. Prima pietra miliare completata, lì avrebbe già 1300 punti di soddisfazione. Ma c'è qualche altro punto nuovo? Qualche punto nuovo che ha rilasciato l'espansione? Autosufficiente? Ha bisogno di socializzare? Non lo so. Non lo so, le tante breve cere c'erano. Forse questo, i simi termoresistenti non sono influenzati negativamente dalle alte temperature? No, questo con stagioni, antigelo con stagioni, non li avevo visti comunque. Va bene, cacciatore di tempeste. Ok, vabbè, poi guarderemo meglio quando sarà il momento. Quindi adesso. Adesso, prenotiamo un'altra audizione. Lo so, è un pochino stanca, tra l'altro fa un caldo rovente. Ok, ragazzi, vedete? Abbiamo due nuove audizioni disponibili. Una è Fiamme Furiose, poi Avventure sul Mar Morto. Leggiamo velocemente. Sono aperte le selezioni per il prossimo bizzarro ma adorabile interesse romantico per la sesta stagione di Fiamme Furiose. Sotto le stelle, nei cumuli di foglie e tra i sacchi a pelo, le fiamme dell'idillio ardono intense attorno all'agua del campeggio selvaggio. Sintonizzati per le risate e l'amore con tutti i tuoi istruttori preferiti. Poi c'è questo, cercasi attori e attrici che padroneggino l'arte degli sguardi sensuali e degli assi drammatici. La 34ª stagione di Avventure sul Mar Morto è alle porte. Sintonizzatevi settimana dopo settimana per scoprire chi sta con chi lotta contro chi non è morto e chi no, e altri colpi di scena. Mi ispira tantissimo questo perché lo trovo
telefilm, trovo che sia un telefilm più romantico rispetto a questo, quindi scegliamo questo anche se ci danno visto un pochettino di meno, ma proprio poco. Questo è rimasto acceso, Alissa che fai? Ah, mangi i pisellini, va bene. Dove hai messo il tuo... Ah, qui tra l'altro abbiamo gli autografi, dobbiamo appenderli, ma ne abbiamo due. Autografo di Brittany, ma ne avete veramente due? Ah, ne abbiamo due ragazzi. Uno ce l'ha anche Alissa, non so quando l'abbia ottenuto, sinceramente. Hanno tutti lo stesso valore. Questo possiamo forse venderlo, fare qualcosa. Stima, ragazzi, stima. Vediamo un attimo, stima. Vediamo un po'. Vabbè, ragazzi, soliti bug, lei sta parlando al telefono, ma... Boh, sembra che parli da sola. La foto autografata da Brittany è stata stimata a 300 simoleon. Dai, dato che ce l'abbiamo, veniamo a un collezionista, perché ragazzi, io vorrei, una volta che abbiamo racimolato un bel po', almeno dico 30.000 simoleon, vorrei trasferirle in una casa, ma siccome ci vuole ancora tantissimo per arrivare, intanto vediamo come stanno. Sì, stanno abbastanza bene, quindi viaggiamo, perché c'è l'evento. Dalle 18 alle 23, ok, viaggiamo. Siccome dicevo, certo che ci vorrà ancora un bel po' di tempo per racimolare quella somma, ci godremo ancora per un bel po' la vita d'appartamento. Però sto pensando di iniziare già da ora a costruire la loro casa, ovviamente ad Elsol Valley, e registrare il tutto per poi fare pubblicare uno speed build appunto della casa di April e Alissa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Finalmente avranno ognuna la loro stanza, uno studio con la postazione video, proprio una casa con tutti gli oggetti che sono usciti con Get Famous. Quindi sono bellissimi gli oggetti, per fortuna alla fine non ci hanno riempito di cose solo sfarzose, ma anzi, sono uscite cose davvero belle. E quindi fatemi sapere se volete uno speed build, ovviamente non lo creerò tutto in un giorno perché voglio un po' studiarmi il progetto così della casa, però poi assemblerò le scene, le parti di video per poi realizzare uno speed build. Fatemi sapere la vostra. Allora, ragazzi, l'evento si tiene ad Elsol Valley, è proprio nello studio, no, sì, studio TSP Lounge Bar, e dobbiamo escogitare un piano per riuscire ad entrare. Io andrei con April, Ethan, ci portiamo anche Rashida, ragazzi, Daron, vabbè, tutti, e poi non manca nessuno, no. Quindi ragazzi, ci vediamo lì. Ed eccoci arrivati ragazzi, siamo un pochettino in ritardo perché inizia alle 18 effettivamente. Mi ha iniziato così a random il raduno, va bene. Diamo inizio alla musica, è ora dei primi delle stelle. Lei vi faccio vedere che ha il desiderio di ottenere l'autografo di Thorne, quindi proveremo anche in questo. E niente, proviamo a venire tutti qui insieme per scoprire se riusciremo ad entrare. Io confido nella bellezza estrema di April. Farà gli occhi dolci a Marcus Flex, quindi confidiamo nella sua bellezza, ragazzi. Vediamo se riuscirà in questo. Vai qui e cara April, adesso interazione col buttafuori, convinci a far entrare il gruppo. Guardate che carini che loro due si fanno la foto, perché ragazzi, un giorno ho giocato con Rashida per recuperare comunque il lavoro dato che gliel'avevano tolto, era sparito, e praticamente è arrivata la telefonata di Ethan che l'ha invitata ad una festa alle rovine antiche, se non sbaglio. Ho accettato, non avevo nulla da fare, però non è successo niente, vi informo che vi tranquillizzo appunto dal fatto che è stata solo un'uscita in amicizia, si sono solamente ubriacati, hanno ballato tanto, ma ecco, non è successo nulla di più, perché appunto ancora non si è capito quali saranno le coppie. E va bene, lo scopriremo presto, ragazzi, perché ho in mente un sacco di cose. Quindi, adesso che ti sei messa in tiro, facciamo mettere in tiro anche tua sorella. Abiti, cambia abito e ti metti gli abiti da festa. E adesso puoi tranquillamente andare a interazioni col buttafuori, convinci a far entrare il gruppo. Vedete gli occhi dolci, ragazzi, che sta facendo April? No! No, ragazzi, che è successo? Vi prego, io voglio entrare. Il buttafuori lancia un'occhiata scettica al gruppo. No,
tu puoi entrare, ma i tuoi amici devono andarsene. Forse April ha bisogno di amici più eleganti, o forse li butta fuori, deve smetterla di fare il difficile. In ogni caso, al momento l'accesso è consentito solo a April. Quindi, ragazzi, vi lascio immaginare come la prenderanno i suoi amici, sua sorella, perché insomma sono usciti tutti insieme, non è giusto che April volti loro le spalle, guardi solo davanti a sé quello che lei desidera fare, e sarebbe brutto, no? Che lei appunto voltasse le spalle ai suoi amici e decidesse di entrare e lasciare loro qui fuori, no? Guarda, Alissa, non... Gliel'ha detto, Alissa non ha detto che solo io posso entrare. Guardate lei come l'ha mandata via. Le ha detto: sì, vai, però a noi lasciaci in pace da oggi in poi. Ragazzi, l'ha presa male, l'ha presa proprio male. Quindi entriamo. Ovviamente, vi pare che April si perde un'occasione del genere e lascerà gli amici fuori. Cioè, insomma, non è proprio un bel gesto questo. April è entrata e qui stanno parlando del fatto che non ci credono che lei abbia potuto fare una cosa del genere, perché potevano benissimamente stare tutti insieme qui fuori e poi andare a festeggiare. Invece ha deciso appunto di lasciare gli amici fuori, di non guardare in faccia nessuno, e infatti loro vedete che sono andate a fare altro perché non ci possono nemmeno credere. Quindi lei è venuta qui, si è seduta. Adesso sta andando a prendere delle patatine. No, April, sei venuta qui per riuscire a presentarti ai VIP. Quindi lei, ecco, punta attorno. Vedete che fa la finta VIP così. Adesso vediamo se riuscirà a presentarsi. Però questa deve essere la moglie, ragazzi, di Chorn, Octavia Moon. Accidenti. No, April, devi presentarti prima che se ne vada. Oh, non ci credo! Ha accettato la presentazione di April! Ragazzi, non l'ho visto! Si sono sbloccate adesso un sacco di interazioni, insieme all'attrazione, oddio! Esclama adorazione, chiedi un selfie, chiedi un autografo, queste c'erano già, chiedi degli interessi. Perfido, insinua che Chorn si è sopravvalutato, urla contro. È romantico! Complimentati per l'aspetto insieme all'attrazione. Allora, partiamo con esclamare l'adorazione. E vi ricordo che qui c'è anche la moglie, ragazzi. No, ma io non ho visto che praticamente le ha concesso la presentazione, no? Non l'ho proprio visto. In virtù dello straordinario traguardo raggiunto nel campo della moda per aver indossato pantaloni estremamente aderenti che sembrano davvero belli e per nulla soffocanti, ma auspichiamo tutti che possiate ancora respirare. Brittany Chu ha vinto il premio delle stelle, la moglie, ragazzi, la moglie. Però, cavolo, non possiamo fare un gruppo, altrimenti ci staremmo allontanati. Complimentati per l'aspetto, però vi ricordo che lei vuole anche l'autografo. Quindi, magari ha visto che c'è la moglie, ovviamente tutti sanno chi è la moglie di Chorn Bailey, e quindi adesso sta facendo finta di essere una fan. E lei è davvero una fan. Vedete che c'è la moglie qui? E quindi lei per forza di cose deve far finta di essere una fan. Però lei, ragazzi, intanto ha realizzato il suo desiderio, però sappiamo che lei vuole instaurare un rapporto di amicizia con le celebrità, in questo caso anche Chorn Bailey, parliamo di Thorn, e quindi vuole fare più interazioni più importanti con lui, però senza andare nell'occhio perché appunto c'è la moglie. Insinua l'attrazione. Allora, la moglie, ragazzi, se n'è andata, quindi abbiamo veramente il campo libero. Oddio, stanno flirtando, ragazzi! Stanno flirtando! Complimentati per l'aspetto e queste interazioni ci danno anche fama. Facciamo insinua l'attrazione nuovamente, ragazzi, e vi ricordo che la moglie se n'è andata, quindi abbiamo davvero libera scelta di comportarci come vogliamo, ma stando sempre attenti perché comunque uno c'è tanta gente che sa che Chorn è sposato, qui c'è questa che è talmente ricca che veramente si veste con gli stracci, e poi dobbiamo ricordarci che ci sono anche i nostri amici qui fuori che ci stanno aspettando perché ok, ci sono rimasti male, però mai lascerebbero da sola April in una situazione del genere perché
non si fidano, appunto, però comunque ci sono veramente, veramente rimasti male. Allora, discuti, chiedi degli interessi. Beh, lei va in bagno intanto, però lui se ne sta andando. Ragazzi, Dio, vi faccio notare che è salito il flirt, la barra romantica fra Chern e April. E se ne sta andando. Sicuramente non vuole dare nell'occhio perché c'è altra gente, conoscenti comunque della moglie. Lui, da quanto ho letto, ha anche un figlio. Quindi se n'è andato. Comunque l'evento è finito. Quindi April uscirà fuori. E Alissa? Dov'è? Ah, qui dentro. Oddio, è riuscita ad entrare, ragazzi. Oddio! Diciamo che Alissa si è veramente preoccupata della sorella, non l'ha vista uscire, quindi veramente è entrata con le forze per vedere se era tutto sotto controllo. Adesso veniamo tutti qui fuori, vai qui insieme. E parla con Alissa, scusati, insomma. Rivela un segreto, ecco, e le dirà appunto che grazie all'essere entrata è riuscita ad ottenere l'attenzione di Chorn e le dirà che ci ha parlato, è riuscita a fare con lui una discussione, rallegra. Lei è ecco, un po' triste perché comunque c'è rimasta male, però comunque è contenta che si stia facendo strada. Così come lei comunque ha sempre desiderato. E anche lui è un po' contento e appunto sta dicendo: dai ragazze, alla fine non è successo nulla, se questa cosa ha portato qualcosa di buono va bene. Cioè. Qui c'è un altro VIP. Vieni qua e chiedi un autografo anche a lui, vediamo se ce lo dà. Poi torniamo a casa perché comunque stanno tutti un pochettino male. E ragazzi, chiuderemo questo episodio in bellezza perché succederà qualcosa di molto molto strano. Non gliel'ha dato l'autografo, è un pochino arrabbiato questo qua, ragazzi. Che se non sbaglio, da quello che ho letto in giro, è un VIP che era presente anche in The Sims 2. Sì, io non me lo ricordo, però sì. Si è presentato, incontra un nuovo sim. No. No, non si è presentata in realtà, però ha espresso il desiderio, incontra un nuovo sim. Le sta dando l'autografo, ragazzi! Anche lui! Quindi siamo a quota 3 autografi. Bene, la nostra collezione sta aumentando. In più è stato veramente un episodio molto fruttifero, diciamo, perché appunto abbiamo completato il primo step dell'aspirazione di April. Abbiamo comunque l'audizione per la prima serie TV. Con l'abbraccio di questo VIP, ragazzi, torniamo anche a casa. Andate pure a casa, terminiamo, anzi lasciamo pure il raduno, finiamo la serata a casa con tutti loro. Oh mio Dio, Alissa e Lercia. Sì, magari possiamo invitare tutti i nostri amici a casa, ci prendiamo magari un tè tutti insieme, ci guardiamo un film, anche se staremo molto molto stretti, però almeno finiamo in bellezza così la serata. Loro hanno già dimenticato, intanto vi faccio notare che bello questo lotto. Ah, non ve l'ho fatto vedere bene. Che stupida, ero così tanto presa, ragazzi, da Chorn e April che non vi ho fatto vedere il lotto. Quindi questo è il lotto. Nel piano superiore c'è questo salottino qui, molto bello. Vabbè, il piano inferiore l'abbiamo visto, questa struttura con questa fontana, il bar, tutte cose nuove ovviamente uscite con Get Famous. E qui c'è la saletta dove si svolge l'evento dei primi delle stelle. Quindi alla fine non ricordo, non si sa, hanno vinto tutti. Si conclude così la cerimonia di premiazione di questa sera. Congratulazioni a tutti i vincitori, vabbè, hanno vinto più persone. E comunque anche April dall'aspirazione ha il desiderio di vincere un premio. La vedo veramente dura. Allora, lì molto imbarazzata sicuramente se l'è fatta addosso, quindi la manderei a fare una bella doccia. Inizia il raduno, vediamo, venite tutti a casa. E ragazzi, chiudiamo in bellezza con un fatto molto molto strano che è appena capitato a April. Praticamente c'è Alissa di là col club, con gli amici che si sta divertendo
casino, baccano, drink, eccetera, eccetera, mentre c'è qua April che invece ha deciso di andare a dormire perché sappiamo tutti che domani è questo provino molto molto importante. Quindi lei stava dormendo quando ad un tratto il cellulare che aveva nel comodino ha iniziato a squillare. Ovviamente lei si è impaurita, tutti noi se ci dovesse squillare il telefono in tarda notte ci viene un infarto perché pensiamo al peggio, no? Un caro che si è sentito male e quindi è questa la stessa cosa ha pensato April perché se non lo sapete lì ha un nonno che non è anzianissimo ma comunque ha pensato che magari lui si fosse sentito male, no? Che era la mamma che le stava dando questa brutta notizia, però appena ha risposto al telefono, tutto era che una voce familiare, infatti era una voce quasi modificata che le ha dato un appuntamento. Si è trovata a non poter rispondere perché questa persona le ha detto non dire niente, io in questo momento non posso dirti chi sono perché sono controllato o controllata, noi non lo sappiamo, però ti prego, accetta questo appuntamento. Non sappiamo noi ragazzi la data, non sappiamo dove. Nei prossimi episodi scopriremo di più, andremo con lei a questo appuntamento e vedremo chi l'ha telefonata. Lei ovviamente ci sta parlando e le sta dicendo, ma come? Non lo so, va bene. Per fortuna ha chiuso in tempo perché April ha salutato i suoi amici per andare a dormire, guardate, distrutta, spedita a letto. Ragazzi, lei ci è rimasta un pochino male perché ha un po' paura, non si fida. Quindi niente, ragazzi, lei adesso andrà a dormire con questo pallino in testa e niente, lo scopriremo nei prossimi episodi. Fatemi sapere la vostra opinione, secondo voi chi è stato a farle questa telefonata? Secondo voi come andrà a finire? Come si, o meglio, svolgerà la faccenda? E niente, domani, ovvero nel prossimo episodio, cioè domani su The Sims, comunque lei avrà questa audizione, la manderò magari, giocherò un po' di tempo con loro in modo anche da ricevere un po' più di fama, ecco, farò fare loro un pochettino di interazioni, la manderò a fare l'audizione, poi noi ci vediamo nel prossimo episodio con la sua giornata lavorativa e la sua prima scena di un telefilm, sono veramente curiosa di vedere il set e tutto quanto. E in uno di questi episodi di Get Famous vorrei anche andare da Alan, perché da lui ancora non siamo andati, come non siamo andati nemmeno da Daron e Ethan, però mi preme andare da Alan perché come vi avevo già accennato lo trasferiremo in una casa a Desol Valley, lui sarà il nostro esploratore della giungla e magari non lo so, lui non so, c'ha anche lui pochi soldi, quindi anche per lui non uscirà subito uno speed build, però ovviamente man mano arrederemo anche la sua casettina. Niente ragazzi, fatemi sapere cosa pensate di questo episodio, io vi saluto, se vi va lasciate un mi piace, se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!